saluto a tutti ragazzi da Messi 91. Oggi siamo su One Piece Pirate Warrior 2 e stiamo per fare il diario alleato di Frankish Goon. Allora, spiega le vele. Mi avete consigliato in due di usare il buon Orso Bartolomeo, o meglio conosciuto come pacifista. Qui il pacifista non c'è, quindi Orso Bartolomeo sia. Frankie venne catturato e usato dai pirati. Anche se aveva perso il controllo di se stesso, si sentiva un vile. Non riesco a venirne fuori. Di questo passo sento che creerò solo problemi alla ciurma. Ehi, mi aiutereste a far uscire il mio super me stesso? Se mi combattete con tutte le vostre forze, potrei riuscire a liberarmi. Pestaggio vecchio stile, va bene. Un bel pestaggio di quelli fatti bene, insomma, sì. Ti sei portato smoker? Perché ti sei portato smoker, voglio dire? Ma gli alleati perché non li usano con un po' di cervello? Fategli portare un altro membro della squadra, della ciurma. Vabbè. Sconfiggi Frankie, sconfiggi tutti i generali nemici. Preparazione per la battaglia. Allora, le monete sono queste e sono perfette. Le abilità sono queste e a parte conoscenza della battaglia, che cacchio fa? Aumenta di molti i danni inflitti ai nemici a mezz'aria. Ah, è vero, perché lui ne fa volare parecchio. E l'alleato, mi avete chiesto Barba Bianca o il signor Chopper di 2 anni fa. Il signor Chopper di 2 anni fa è livello 1? Eh no, ragazzi. No, no. Quindi, signor Barbetta, sia. Signor Chopper a livello 1, mi dispiace, ma prenderei le grandi mazzate, prenderei. E siamo ad Alabastra. Oh, Alabasta, madonna, non mi ricordo mai come si chiama, vabbè. Siamo lì comunque. Allora, girati, select. È passato un aeroplano, perfetto, andiamo. Cioè, questi movimenti inutili col select, vabbè. E via coi raggi laser. E piedini di orso per tutti. Allora, io punto alla S, non sto a livello 100, ma punto alla S uguale, me ne frega proprio niente. Quindi tu vedi di prenderle subito tutte le botte che ho da lanciarti, perché devi morire proprio in malo modo. Ecco, sono fatti. Vabbè, allora pure io. E che te credi? La grande schiaffata in faccia. Perfetto. Ce n'è un altro, ma dov'è? Dove stiamo combattendo comunque? Vai, Barbetta, vai. È tutto tuo. Va, madonna. È la madonna. E ti prendi in faccia questo tutto quanto quantissimo. Via coi grandi vortici. Tiè. C'è nessuno però, uscite. Non c'è nessuno. Io devo conquistare il territorio, non c'è nessuno da abbattere. Venite fuori. Perfetto. Ah, sono tutti di là, guardali. Sta la gente con gli spuntoni in testa. Scappa. No, pattumi. Pattume! Vabbè, attacco Powa. Ah sì, l'aria compressa, che figa questa cosa. Quando l'ha fatta la prima volta sono rimasta tipo a bocca aperta. Fighissima. Vola. Ti è perfetto. Ah, ma non era il capo, eh? Io bella convinta che era il capo, avevo bella fiera. Invece non lo era mai. Uno schiaffone per tutti. Vedete che fa volare parecchio i nemici, quindi mi pareva la cosa più intelligente da fare, usare quel bonus. Ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo, perfetto. Chi è che ride? Ah, ok, spavento. Mi è partita una risata sadica in un orecchio e mi è venuto un infarto. Bello, cosa adoro quel frutto, quel frutto è la figata comunque. Ma che bello. Vabbè, ho voluto fare quello, mi dispiace, e adoro quell'attacco. Fuga! Attacco non potente, ma comunque speciale. Ed è il piedino onda sferica di Goku, più o meno, ma va bene. Ma una domanda che mi stavo facendo giusto in questo momento, ma anche Orso Bartolomeo sparava i raggi laser dalla bocca? Cioè, gli hanno impiantato un cannone laser in bocca, quel povero Cristo. Veramente? Non me la ricordavo sta cosa. Mi ricordavo che c'erano i pacifista, ok? Che erano robotici, quindi, ma Orso Bartolomeo non mi pareva. Cioè, questo personaggio è orso, non è pacifista.
Che quell'uomo fugge? Dove va? Muoia. Perfetto. Perfetto. No, avrei preferito un boccale di birra, ma fa niente. Non perché io sia un'ubriacona, ma perché volevo gli attacchi speciali. Scappa! L'ha schivata all'ultimo. Attenzione tutti quanti. I piedini pucciosi che ammazzano tutti nella vita. Devo perdere un filo di tempo ad ammazzare gente, ragazzi, perché se voglio prendere S devo avere anche le kill. Scappa via! Mamma mia! Cosa mi stavano lanciando addosso? Di tutto! Perfetto, qualcuno si è ritirato, ottimo. Ora entro qui, così, perfetto, ammazzando tutto quanto quello che mi si para davanti, tutto per sempre con le schiaffoni in faccia. Via! Ok. Ah, eccolo, è arrivato. Ciao, Frank. Sembri con quel sorriso, però. Da psicopatico. Sorriso da psycho killer. Via quei grandi vortici. Spam! Va che combo! La combo della vita ho fatto. Ti prego, ti prego. No, no, volevo tenerlo ancora un po'. Vabbè, andiamo. Ammazziamo quel gruppo di gente. Perfetto. Eccime. Allora, se Frankie non fa lo stronzo, io dovrei aver fatto abbastanza bene da prendere S. Devo fare... Mi mancano le kill. Poi dovrei farcela. Mamma mia! Cosa gli abbiamo tirato in faccia? 1000, vai! Me ne mancano... Ne devo fare ancora un pochino, dai. Almeno un centinaio le devo ancora fare. Quindi non posso conquistare subito. Frank, ti devi levare perché non posso nemmeno batterti. Subito. Sta succedendo qua dentro, capisco nulla. Ho conquistato? No, per fortuna. Ok. 1100. Dai, spammo un attacco là e ce l'ho. Sì, dai, almeno 1200. No, dovevi fare almeno ancora una decina. Perfetto. Ce l'ho tanti S. Ho scritto S ovunque, c'è scritto super ovunque. È scritto ovunque, lo leggete pure voi, immagino, eh. È scritto ovunque. Guarda la combo della vita, guarda che combo. Non gli ho fatto nulla, perché? Non l'ho proprio preso mai. È inutile che ti schiacci il naso, barbuto. Questa è la combo della vita, ve l'ho già detto. Va che figo. Che uomo imponente. Sì, brava Messi. Con quale suspense ha aperto un libro, Pattume? Sì, è stata facile, dai, te la lascio. Sì, è stata facile. Sì, super! Grazie a voi mi sento completamente rinato. Potete contare su di me nelle vostre prossime avventure. Con quale bocca, Frankie? Guardatelo! Ok. Con quale espressione, molto felice. Ok, ragazzi, come sempre, like e commenti al video. Vi ricordo che dopo vedrete i personaggi che potremo usare nel prossimo capitolo e quindi scegliete quello che volete che usi nel prossimo capitolo. Appunto, quante volte ho detto prossimo capitolo? Vabbè. Come sempre, like e commenti al video, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!